stata un'emozione pazzesca perché non ce l'aspettavamo di arrivare seconde e il risultato è stato bellissimo. Ci sentivamo benissimo in quella pedana e soprattutto arrivare sul podio è stata un'emozione indescrivibile. E anche il mio compleanno e quindi sono ancora più felice. Questi mesi insieme a loro sono stati bellissimi. Abbiamo attraversato momenti molto belli, altri più difficili, altri meno belli e comunque siamo state sempre unite per cercare di affrontare tutti questi momenti. La lotta è partita da prima e penso che il guadagnarsi quest'anno questo campionato europeo e poi far bene alla finale penso che le ha ripagate di tutta la fatica che per forza si deve fare in questo sport. Però penso che la soddisfazione è stata sì maggiore perché so quello che c'è dietro, diciamo. Ormai ci siamo come tipo sorelle, ci siamo unite, lavoriamo sempre insieme, stiamo tutta la giornata insieme, quindi sarà brutto lasciarci. È grazie a queste ragazze e il loro modo di far ginnastica che ho potuto fare questo esercizio e senza di loro non sarebbe stato così facile, diciamo. Comunque siamo riuscite a tenere questo bellissimo risultato perché siamo state sempre unite, abbiamo sempre creduto una nell'altra e comunque quando una si sentiva meno bene cercavamo di starle molto vicine. La prima prova eravamo più ansiose, avevamo più paura. Poi dopo la seconda è andata molto meglio che la prima e speravamo di fare una bella finale, però non ce l'aspettavamo di arrivare seconde e invece sì. Penso che comunque le altre squadre erano molto forti, ma penso che comunque noi siamo una grande squadra e siamo riuscite comunque ad ottenere un grande risultato. Il tifo era tantissimo e comunque è stato bellissimo quando ci urlavano dai re. Spero che abbiano capito che solo la costanza conta nel lavoro, perché comunque quando si lavora duro senza chiedere un perché poteva anche non essere questa soddisfazione, cioè si lavora e basta, senza chiedere perché, solo perché si ama la ginnastica. Poi quando arrivano anche i risultati possiamo dire va bene. Comunque il ruolo da capitano non è semplice, perché devi cercare sempre di incoraggiare tutte, di farle lavorare magari anche quando sono più stanche, di trasmettergli tranquillità ma allo stesso tempo grinta prima di entrare in pedana. E loro sono state molto brave perché mi hanno sempre ascoltato, soprattutto negli ultimi mesi. E quindi le ringrazio tutte, ringrazio anche le allenatrici perché comunque grazie a loro siamo arrivate fino a qua. Io ringrazio casa mia, la società ginnastica Fabriano, perché ci ha supportato in tutto. Leandro ha chiamato subito e vi fa i complimenti. È felice, penso, anche più di noi. E soprattutto le loro famiglie, perché sono state molto vicine, e le loro società. E vabbè, soprattutto la federazione, perché senza la federazione non si fa niente. Dai, Ere!